tensione delle scene, là non si è sollecitati a soccorrere, ma soltanto eccitati a soffrire. Si apprezza tanto più l'attore di quelle figurazioni, quanto più si soffre. E se la rappresentazione di sventure remote nel tempo, oppure immaginarie, non lo fa soffrire, lo spettatore si allontana disgustato ed imprecando. Se invece soffre, rimane attento e, godendo, piange. Dunque, amiamo le lacrime e la sofferenza? Indubbiamente qualsiasi uomo vuol godere, e misero non piace essere a nessuno, però piace essere pietosi. E poiché non vi è misericordia senza sofferenza, forse perciò solo amiamo di soffrire. Anche questo dunque è un rivo che sgorga dall'amicizia. Ma dove è diretto? Dove corre? A quali oscuri piaceri si accompagna? Thank you.
ribassare.